Che te ne pare? Strano, strano. Un po' impressionante. Un po' impressionante. E poi è come se fosse un ritrovo di vivi e morti. Sì. È difficile vedere la differenza perché si è tutti insieme, quindi è strana la sensazione. E poi là sotto sembrava come se il tempo si fosse fermato. Sì, sì, soprattutto quando guardi alcuni corpi che non sono totalmente degradati, praticamente è come se fossero ancora lì che dormono. Sì, come se si dovessero muovere da un momento all'altro. Vabbè, bella esperienza. Sì, macabra ma bella. Questo è uno dei posti più macabri d'Italia sicuro, d'Europa credo che sia nella top 5. Sì. Perché non ce ne sono altri posti. Diciamo che come catacombe è il posto dove ha più mummie di tutti gli altri, perché ci sono altri tipi di catacombe, però in genere si trovano solo i teschi o qualche cosa così. Questa invece è la più completa, credo proprio di tutto il pianeta, credo. No, di tutta Europa sicuro. Sì. E poi è sconvolgente la bambina, anche se ha fatto... Rosalia Lombardo, morta di polmonite a 2 anni. Sì, perché praticamente il padre l'ha voluta fare imbalsamare. È stata usata una tecnica nuova per i tempi, 1920 più o meno. È stata usata una tecnica nuova con diversi componenti chimici che l'hanno mantenuta. Poi è stata anche messa in una teca d'acciaio e vetro sottovuoto a una temperatura di 20 gradi con umidità del 65%. È una teca che dentro contiene azoto, quindi la manterrà per sempre in questo modo. Fino a quando la teca sarà sigillata. Sì, la chiamano bella addormentata. Dopo 100 anni ancora si è conservata. Speriamo si conservi ancora per parecchio tempo. Babbo, salutiamo.